Il film biodegradabile in Mater B è il risultato del modello di integrazione territoriale di Novamont, frutto di oltre 15 anni di sviluppo della ricerca a Novamont. Il film biodegradabile Mater B può essere utilizzato per diverse coltivazioni e in diverse condizioni climatiche. Utilizzo il Mater B da 15-20 anni. Al momento stiamo utilizzando da 50 a 60 ettari di telo. Il Mater B ha diversi vantaggi. Impedisce la crescita delle malerbe, aumenta la temperatura del suolo, migliora gli effetti dell'irrigazione e mantiene l'umidità. E alla fine della coltivazione viene interrato e scompare del tutto. Totalmente. La preparazione del campo è quella tradizionale. Si prepara il terreno, lo si fresa e alla fine si stende il telo come se fosse polietileno. È importante che il terreno sia lavorato molto bene. Abbiamo una macchina pacciamatrice su cui si pone la bobina di plastica biodegradabile in alto e avanzando con il trattore si stende il telo sul terreno interrando i lati. Abbiamo iniziato a usare il Mater B nel 2008. Abbiamo diversi tipi di coltivazioni: bietole, lattuga, pomodori, cetrioli, cipolle, zucchine, un po' di tutto. Qui in questa azienda utilizziamo due sistemi di irrigazione, a goccia e a pioggia. Irrighiamo in questo modo sia che si utilizzi il sistema tradizionale oppure il Mater B. È lo stesso. Con plastico Mater B? Il telo in Mater B lo utilizziamo da circa 4 anni. Coltiviamo pomodori, peperoni, zucche e zucchine. Complessivamente si tratta di circa 60 ettari di telo in Mater B. Il telo tradizionale dava molti problemi perché al momento della raccolta le macchine si dovevano fermare spesso perché i nastri trattenevano molti pezzi di plastica per cui bisognava fermarsi e toglierli. Quello biodegradabile invece nei lavori che facciamo di solito si elimina da solo. Il coltivo? La coltivazione normalmente dura circa 5 mesi e la plastica biodegradabile funziona perfettamente per tutto il periodo. Si interra con il resto della coltivazione e normalmente sparisce nel giro di un inverno. La pacciamatura Mater B la stiamo utilizzando per la lattuga. Utilizziamo il telo biodegradabile perché è facilissimo da triturare e permette di lavorare il campo molto meglio. Il principale vantaggio del telo Mater B si ha alla fine della coltivazione, perché a lavori terminati lo si può interrare, mentre se si utilizza il polietilene, il problema è toglierlo dal terreno. Subito dopo la raccolta della lattuga viene triturato e non rimane nulla perché si decompone. Alla fine della coltivazione può essere interrato, e i microorganismi del terreno lo trasformano in anidride carbonica, acqua e sostanza organica. È disponibile in vari spessori, da 15 a 40 micron, per i diversi tipi di coltivazione e diverse durate. La plastica convenzionale lascia un residuo nel campo che, accumulandosi nel terreno, ne altera le proprietà, soprattutto quelle relative alla ritenzione idrica. L'uso delle plastiche biodegradabili è una soluzione al problema dei residui. Abbiamo verificato la biodegradabilità nei nostri terreni e in effetti il sistema si sta biodegradando. Non tornerei alla pacciamatura tradizionale. Il 100% del materiale utilizzato nella cooperativa è Mater B. Non tornerei mai al telo tradizionale. Ora come ora non cambierei il Mater B con un telo tradizionale. Sicuramente no.